senza conoscere minimamente il codice della classe Cerchio, ma avendo a disposizione la documentazione della classe e il bytecode, possiamo utilizzare la classe Cerchio in un nostro programma. Osserviamo che per prima cosa, per usare la classe Cerchio, dobbiamo creare istanze della stessa. Per creare un'istanza della classe Cerchio o un oggetto di tipo Cerchio, usiamo l'operatore new, ma prima occorre dichiarare una variabile alla quale possiamo dare un qualunque nome di tipo Cerchio. La dichiarazione quindi è del tutto simile a quella di una variabile di tipo primitivo. Si scrive infatti il nome del tipo, che in questo caso è cerchio, il nome della variabile e poi punto e virgola. L'operatore new può essere utilizzato con i costruttori di questa classe. Possiamo pertanto creare un cerchio di raggio 0 utilizzando il primo costruttore, quello senza parametri. Dovremmo scrivere a tal scopo un cerchio uguale new cerchio senza parametri. Se vogliamo creare un cerchio con un valore del raggio diverso da 0, useremo il secondo costruttore passando come parametro il valore del raggio. In questo esempio ho scritto un valore costante, una costante esplicita 10, ma naturalmente è possibile utilizzare una variabile che contiene un valore numerico. Normalmente si utilizza un formalismo più compatto che unisce la dichiarazione della variabile alla creazione dell'istanza, come potete vedere al fondo della slide. Per calcolare la circonferenza del cerchio che abbiamo appena creato, si invoca il metodo calcolaCRF. Si utilizza a tal scopo una speciale notazione detta notazione puntata. Potete osservare nella figura, alla destra dell'uguale, il nome dell'oggetto, dell'istanza di cerchio creata, un cerchio, punto calcolaCRF. Pertanto, per richiamare il metodo calcolaCRF, scriviamo prima l'oggetto sul quale vogliamo richiamare il metodo, un punto, e poi il metodo con gli eventuali parametri. Il risultato di questa invocazione è un double e di conseguenza, per poterlo poi riutilizzare, va assegnato ad una variabile dello stesso tipo che in questo esempio viene chiamata circonferenza. Vediamo ora il codice del programma che usa la classe Cerchio. Creeremo un'istanza della classe Cerchio e poi andremo a calcolare la circonferenza. La prima parte di codice contiene una serie di direttive di importazione. Vedete che queste righe di codice iniziano tutte con la parola di chiave import. Stiamo effettivamente importando le classi dai vari package. Poi abbiamo la dichiarazione della classe public class usa cerchio e all'interno di questa classe abbiamo solo un metodo, il metodo main. Il metodo main è l'entry point di un programma, cioè è dal metodo main, dalla prima istruzione di questo metodo che inizia l'esecuzione. Una classe priva di metodo main non può essere mandata in esecuzione. Rappresenta a tutti gli effetti solo ed unicamente un tipo di dato. Possiamo vedere, anche tornando indietro, che ci sono alcune classi come scanner, decimal format, che sono utilizzate senza conoscere i dettagli di implementazione. Queste sono classi di sistema, tra queste classi c'è anche la classe system ed è possibile reperire la loro documentazione online. La classe cerchio invece è una classe definita da un programmatore. E
Ribadisco il concetto molto importante che è possibile utilizzare le classi cerchio, scanner, system e decimal format senza conoscere il codice sorgente, senza avere a disposizione il file con estensione .java, ma è sufficiente conoscere l'interfaccia pubblica di queste classi e questo è possibile attraverso la documentazione e avere a disposizione il bytecode. Apro una piccola parentesi per parlare di due classi che sono usate abbastanza di frequente, la classe Math che offre funzionalità per il calcolo matematico e la classe String che offre funzionalità per creare e manipolare stringhe. La classe Math, oltre a contenere un insieme cospicuo di metodi per il calcolo matematico, mette a disposizione anche due costanti, la costante E, che è il numero di Nepero, e la costante P. Queste costanti sono definite come public, static, final, double. Sono quindi dei dati di tipo double, e hanno un valore che non può essere modificato. Sono public proprio perché non è possibile effettuare delle modifiche, pertanto non è necessario renderle private. È possibile consultare la documentazione della classe Math online. Vediamo ora, grazie alla classe Math, una proprietà molto importante del linguaggi a oggetti, l'overloading di metodi. Se analizzate la documentazione della classe Math, potete notare che esistono metodi che vengono ripetuti più volte. Un esempio è il metodo abs, che consente di calcolare il valore assoluto di un numero passato come parametro. Come potete notare da questa porzione di documentazione, il metodo abs è presente in quattro forme diverse. Queste forme si differenziano sia per il tipo restituito, perché il primo metodo restituisce un double, il secondo un float e così via, ma soprattutto per il tipo del parametro. Il primo parametro è double, il secondo float, il terzo int e il quarto long. Questi metodi svolgono la stessa funzione, calcolano il valore assoluto, ma operano su tipi diversi. Normalmente non è possibile utilizzare, cioè in altri linguaggi di programmazione non orientati agli oggetti, non è possibile utilizzare lo stesso identificatore per rappresentare metodi e operazioni diverse. Invece, i linguaggi a oggetti permettono di fare ciò. L'importante è che i metodi che hanno lo stesso nome si differenzino o per il tipo dei parametri, come in questo caso, oppure per il numero dei parametri. Per esempio, un metodo potrebbe avere due parametri e un altro metodo potrebbe non averne. Un esempio simile l'abbiamo incontrato parlando dei costruttori della classe cerchio, dove un metodo aveva, un costruttore aveva zero parametri e l'altro un solo parametro. Oppure i metodi possono, che hanno lo stesso nome, si possono distinguere per entrambe le caratteristiche, cioè sia per il numero che per il tipo dei parametri. Invece, non viene presa in considerazione la differenza determinata dal tipo restituito. Quindi non è possibile avere metodi con lo stesso nome e con parametri identici, ma con tipi restituiti differenti. La classe String è una classe, final che estende la classe Object. Questa classe consente di creare stringhe e di gestirle, di manipolarle. Offre numerosi costruttori, ma il modo più semplice per creare una stringa è il seguente: string,
str uguale abc tra virgolette. Quindi il modo più semplice per creare una stringa consiste nel dichiarare una variabile di tipo string, attenzione alla S maiuscola perché string è una classe, e assegnare a questa variabile direttamente il valore, in questo esempio abc. Un modo analogo per creare la stringa abc consiste nell'utilizzare uno dei vari costruttori, per esempio il costruttore che ha come parametro una stringa che diventa appunto il valore della stringa che andiamo a creare. String str uguale new string e come parametro passiamo la stringa abc tra virgolette. Osserviamo che le stringhe sono immutabili, questo è dovuto al fatto che la classe è una classe final. Una volta che abbiamo creato una stringa, non è possibile andare a modificare la stringa stessa, il suo valore. Attenzione però, questo non significa che non è possibile assegnare alla variabile str un altro valore, ma significa semplicemente che non posso andare a modificare il valore corrente della stringa abc, per esempio aggiungendo una a all'inizio oppure eliminando la c al fondo. La documentazione della classe string è, come la classe mat, disponibile online. Prima di continuare con l'analisi del codice della classe usacerchio, ci fermiamo per riflettere su che cosa significa creare un oggetto. E lo vedremo con un esempio di creazione di una stringa. In effetti le stringhe in Java sono degli oggetti. Allora, abbiamo creato come esempio la stringa str con valore abc. Dobbiamo distinguere la variabile di tipo string str e la costante letterale abc che rappresenta la stringa vera e propria. La variabile str è una variabile che viene chiamata variabile reference o riferimento. Essa, quando viene creata, non contiene la stringa abc, ma l'indirizzo di memoria che conduce alla stringa, cioè l'indirizzo di memoria dove la stringa è effettivamente memorizzata. Potete forse farvi un'idea in modo più chiaro osservando la figura in fondo alla slide. Abbiamo la variabile str, variabile reference, che contiene l'indirizzo della stringa, che punta quindi, è per questo che si usa una freccia, alla stringa abc. Mentre str è trattata come una variabile locale, in questo caso al metodo main, e viene memorizzata nello stack, la stringa abc viene memorizzata in un'area della memoria gestita in maniera differente dallo stack. Vi ricordo che lo stack è una struttura dati notevoli che consente l'inserimento di nuovi elementi e l'estrazione solo dalla cima. Pensate ad una pila di piatti. A nessuno verrebbe in mente di togliere un piatto dal fondo perché cadrebbero tutti. Quindi l'estrazione di un piatto e l'inserimento di un piatto si fanno sempre in cima, lo stack funziona nella stessa maniera. Ogni volta che si crea una variabile locale o un parametro, questo viene inserito in cima allo stack, e quando la variabile o il parametro non vengono più utilizzati, vengono tolti dalla cima dello stack. Dicevo invece che la stringa abc viene memorizzata in un'area della memoria gestita in maniera diversa, e quest'area si chiama heap. La gestione di quest'area di memoria è diversa perché gli oggetti vengono allocati ed è allocati in maniera dinamica, ma vedremo più avanti che cosa significa tutto ciò.
Occorre osservare inoltre che ogni carattere della stringa è numerato con un indice a partire da 0, un po' come gli elementi di un array. Si può comprendere meglio, almeno credo, la differenza tra variabili reference e oggetti veri e propri con questo esempio. Supponiamo di voler confrontare due stringhe. Le stringhe si chiamano S1 ed S2, ossia sono identificate dalle variabili S1 ed S2. Se noi utilizziamo per il confronto l'operatore di uguaglianza uguale uguale e otteniamo come risultato true, vero, se le due stringhe contengono un riferimento allo stesso oggetto. In altri termini, questo significa che S1 ed S2 sono la stessa stringa perché puntano allo stesso oggetto in memoria. Il confronto restituisce false in ogni altro caso, anche se il contenuto reale effettivo delle due stringhe dovesse coincidere. Per confrontare il contenuto di due stringhe, pertanto, non è opportuno usare l'operatore uguale uguale, ma bisogna utilizzare un metodo della classe string. Questo metodo si chiama equals e si utilizza, come vedete in questa slide, scrivendo il nome della prima stringa S1, l'identificatore della prima stringa, punto, si usa la notazione puntata che vi ho fatto vedere in precedenza per l'invocazione di metodi, punto equals, e come parametro passiamo la seconda stringa. Questo metodo va a confrontare non l'indirizzo contenuto in S1 e in S2 per vedere se questi due indirizzi coincidono o meno, ma va a vedere il valore effettivo delle stringhe. Il contenuto effettivo e di conseguenza restituisce true se le due stringhe hanno medesimo contenuto, altrimenti restituirà false.